La crisi economica non risparmia nessuno, neppure un'azienda come quella di Salvatore Moncada. Nelle scorse settimane la notizia della riduzione dei lavoratori, ma oggi la Moncada Energy valuta nuove strategie guardando avanti. Lo farà puntando sugli stabilimenti di Porto Empedocle e Campofranco e sul mercato internazionale. Nella riduzione occupazionale che abbiamo fatto nei giorni scorsi, sposteremo proprio gli uffici di Agrigento a Porto Empedocle, quindi questo è già, cioè chiuderemo gli uffici della zona industriale di Agrigento, quindi questo già rappresenta in termini, come dire, di scelta, una scelta forte su dove stare, ecco, dove stare e dove ci troviamo, come dire, dove riteniamo sia più centrale ai nostri sviluppi futuri. Quindi ci concentriamo su Porto Empedocle e su Campofranco. Ovviamente stiamo, come dire, ripensando alle strategie future, perché il campo dell'energia in un primo momento ci è stato negato dalla pubblica amministrazione, i recenti arresti rappresentano anche questo, dalla politica molto spesso. Ora sono cambiate anche le tariffe a livello nazionale, il momento di crisi sta penalizzando le energie rinnovabili in Europa. Siamo spostati più in nazioni estere, quindi pensiamo di fare alcune prelavorazioni qua a Porto Empedocle e spedire tutto, poi ovviamente essendo vicino a un porto questo ci viene molto più semplice. Ma il progetto è più ampio, con il contributo della Fondazione Salvatore Moncada pensa al mercato del futuro. Nessuno in questo momento si sta interrogando qual è il nostro mercato del futuro. Noi lo stiamo facendo con la Fondazione, riteniamo che sia il turismo, ci stiamo lavorando, nei prossimi giorni faremo delle proposte di sponsorizzazione di due beni pubblici ad Agrigento per il completamento. Speriamo che la pubblica amministrazione sia ricettiva. Noi abbiamo visto che ci sono due immobili nel centro storico, uno è il Museo Civico, l'altro è l'ex ospedale. E il Museo Civico è fermo da anni perché il Comune non ha i soldi, ha parzialmente dei soldi e non riesce a completarlo. Stesso discorso dicasi per il CUPA, per l'ospedale vecchio, che potrebbe portare tanti giovani universitari nel centro storico. Anche lì hanno parte dei soldi, non hanno i soldi per completarlo completamente. E allora l'idea è quella, come fondazione, assieme alla Moncada, come dire, di utilizzare anche un background che noi abbiamo, è quello delle costruzioni, paradossalmente salvando anche, creando anche dei posti di lavoro. Ecco, questa è un'altra cosa che pochi, ma ci saranno 20, 30, 40 quelli che sono, per completare questi due beni. Le novità pertanto non mancheranno e Moncada continua a immaginare nuove prospettive.